perché questo resterà negli annali. Allora, perché è l'unico modo per fermarlo, no? Lui conosce le mie debolezze come sue, da 30 anni, quindi, da quando era un guaglione. Anche di me, è proprio guaglione. Ed è una cosa bellissima questa, che ci si ritrova veramente tra amici. Allora, dicevo, provo a fare il collegamento con Enzo Tosti da Modena, che sta facendo, partecipando a una conferenza uguale alla nostra, e per 5 minuti ci darà il suo saluto e il saluto dei commenisti di Modena. Obbligazione di servizi per Rosanna. Peppe Pellicci ha chiamato, ma io non ho risposto. Chiamalo un attimo tu e vedi che dice. Grazie. Enzo, ciao, io sono pronto, io mi sono anche anticipato di qualche minuto perché c'è quell'antipatico di Lello Zito che sta rompendo l'anima, che non so dove deve andare, forse deve fare qualche scappatella romantica, mettiamola così. Allora, no, scherzi a parte, hanno quell'impegno a cosa. Allora, possiamo fare un attimo una prova, intanto tu ti organizzi, facciamo una prova audio per vedere se riusciamo a trasmettere la tua voce. 1, 2, 3, prova. Ecco, vai. Sì. Sì, ci sei, ecco. Pronto? Vai, Enzo. Ma non fare Niccolò, non fare Niccolò Canosio, prenditi la comoda. Allora, durante il congresso del marzo, siamo qui a Reggio Emilia per portare anche, diciamo, la nostra esperienza, ma principalmente un lavoro che già abbiamo iniziato da qualche tempo, creare un vero e proprio collegamento, una vera e propria rete nazionale. Anche se in qualche maniera ce l'abbiamo iniziato questo lavoro già tempo fa sul nostro territorio, infatti noi abbiamo la rete nostra di cittadinanza e comunità che in qualche maniera è, tenta di andare al di là delle esperienze che abbiamo fatto prima d'ora. Una cosa molto trasversale, molto più, diciamo, coinvolgente, che cerca di mettere dentro le esperienze dei vari comitati sui territori e in modo che in qualche maniera i territori diventano protagonisti. Quindi questo lavoro, questa sinergia che in qualche maniera stiamo mettendo in essere con l'ACU, per noi è strategica ed è importante. Proprio in virtù di questo lavoro, di questa rete che noi stiamo in questo momento costruendo, principalmente in Campania, principalmente nella nostra regione. Questo è il messaggio, e questo è oggi quello che noi ci tendiamo di dire, quindi un augurio all'assemblea congressuale e niente, iniziamo questo lavoro, andiamo avanti e cerchiamo in qualche maniera di mettere giù tutte le conoscenze, le esperienze, affinché sugli obiettivi possiamo iniziare un percorso condiviso. Grazie, ma l'intervento di tuo amico, gli applausi sono semplicemente formali. L'intervento di tua moglie è stato molto più brillante, mi dispiace per te, stavolta devi tarare meglio le cose. Allora io praticamente, per quanto riguarda mia moglie, penso che tra poco passerò lo scettro, quindi sarà lei che in qualche maniera... No, lei lo scettro già l'ha saputo tenere alto e brillante. Per questo motivo adesso a me mi vanno in giro, quindi... Certo, ti prendono in giro, ho capito, mi sembra la locuzione più giusta. Anche se io ho insistito tanto, Edoardo, per stare lì oggi, Tu ci sei col cuore e con la mente, anche col cuore. Però Stefano Di Foggia aveva qualche osservazione critica da farti, ma te la farà
per carità di popolo in separata sede. Sì. Non è accettabile, 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 non è accettabile. Ti volevo chiedere, hai qualcuno dei convegnisti di Modena che vuole lasciare un saluto per noi? Allora, io in questo momento siamo in una fase, qui stanno organizzando. Siete a tavola, abbiamo noi per... Ciao, grazie ancora. Ciao, 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 ciao,